Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 20 di Motor News. In questa puntata parliamo di BMW, investimenti di BMW, BMW Moto, la Mini, la famiglia SD e anche la Renault Clio. Ma iniziamo subito con una notizia che fa vedere come il mondo è completamente globalizzato e che le aziende, anche se i marchi restano diversi, producono in base a delle sinergie particolari le automobili in stabilimenti di altri marchi. Perché la Seat ha ufficialmente dato il via alla produzione della Audi Q3, il primo esemplare del nuovo SUV compatto della Audi che è uscito dallo stabilimento di Martorell in Barcellona a coronamento di un processo iniziato nel 2009 con l'assegnazione del progetto del marchio tedesco alla Seat. Nel 2012, primo anno completo di produzione, la Audi prevede di consegnare circa 100.000 unità del nuovo modello. L'assemblaggio della Q3, organizzato su 3 turni, consentirà alla Seat di centrare il proprio obiettivo, raggiungere la massima capacità produttiva dell'impianto di Martorell. La produzione della Q3 garantirà 1.500 posti di lavoro, di cui 700 creati appositamente. L'assunzione del nuovo staff, iniziata alcune settimane fa, si concluderà a settembre di quest'anno. In totale, circa 1.200 persone hanno partecipato a un programma formativo della durata di 176 ore, dedicato in modo specifico a questo nuovo modello. Inoltre, l'assegnazione della produzione della Q3 alla Seat permetterà di creare e consolidare più di 4.000 posti di lavoro nel settore automotive in Spagna. La Seat e la Audi hanno investito circa 330 milioni di euro per l'istabilimento e le infrastrutture dedicate alla produzione della Q3, tra i più moderni al mondo. Nello specifico, è stato costruito un impianto di assemblaggio che ricopre una superficie totale di 30.000 metri quadrati e accoglie 450 robot di ultima generazione. Una delle novità tecniche introdotte è stata l'utilizzo del tetto a cupola, una soluzione già adottata nello stabilimento Audi di Ingolstadt. La cupola viene usata insieme ad alcuni robot per l'installazione del tetto sul telaio delle vetture. E adesso, sempre restando in Germania e sempre in Baviera, perché da Ingolstadt che è in Baviera passiamo a Monaco di Baviera, e vediamo le novità della famiglia Mini SD.